Cosa significa ipoteca sulla casa? Come si calcolano gli interessi bancari? Quali i rischi degli investimenti? E cosa sono i titoli di Stato? Con una maggiore competenza e consapevolezza da parte dei cittadini, probabilmente si eviterebbero molti danni e contenziosi con banche finanziarie. Ne sono convinti molti, come Poste Italiane, che porta a compimento con successo il progetto di educazione finanziaria nell'ufficio di via Pellicceria a Firenze. La possibilità per gli utenti di seguire delle sessioni didattiche su questioni di macroeconomia e finanza per 3 giorni. Un'occasione importante per accrescere le competenze degli italiani e anche aumentare la loro cultura sia in finanziaria, sia previdenziale, sia assicurativa. L'Italia si trova all'ultimo posto tra i paesi industrializzati. Noi crediamo fortemente che un approfondimento delle conoscenze finanziarie aiuti gli italiani a poter fare scelte consapevoli nel momento in cui si parla dei propri risparmi. Abbiamo voluto fare questo incontro non solo qui a Firenze ma in tante altre parti d'Italia. Oggi ci sono gli stessi eventi a Genova, a Roma, a Lecce, a Catania. È andata molto bene, è un'iniziativa che è andata molto bene, ha trovato il riscontro di tanta gente e proseguirà anche in settembre con altre sessioni.